È con noi Mister Giorgio Roselli, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Grazie veramente di cuore per aver accettato il nostro invito, per essere qua questa sera. Grazie a voi. Siamo molto contenti perché nei giorni in cui si festeggia il compleanno della Cremo, ieri appunto 121 anni, abbiamo scelto di fare questa diretta insieme per raccontare una piccola ma grande parte di questi 121 anni insieme appunto a lei, mister, e tra poco sarà con noi anche il bomber di quella squadra, perché insomma avete fatto innamorare una piazza intera, avete fatto qualcosa di straordinario, perché riuscire a fare due promozioni consecutive non era mai capitato, dicevamo poco fa anche prima che lei arrivasse, nella storia di tutto il club. Eh sì, ci sono state delle concomitanze tutte perfette e sono state veramente due belle cavalcate. Allora, cominciamo dalla prima panchina, mister, alla Cremonese, 21 settembre 2003, trasferta di Legnano, finì 2-2, tra l'altro con la Cremo sotto 2-0, quindi la rimonta nel corso del secondo tempo, con gol di Taddei, tra l'altro, e ovviamente di Prisciandaro, che comunque aveva già segnato nelle prime partite, però già voleva dire qualcosa. E quindi una partenza dopo che c'è stato il cambio di allenatore, che ha giudicato come mister, e poi che sensazione aveva quando è arrivato a Cremona a sostituire un altro allenatore, dopo che comunque lei aveva già anche in passato ottenuto un grande risultato a Varese, se non ricordo male, e quindi un po' le sensazioni di quel suo arrivo a Cremona, cosa si aspettava, arrivava in corsa dopo tre partite, insomma, aveva capito, intuito che poteva succedere qualcosa di molto bello. Beh, le premesse non erano proprio il massimo, sia per il momento, poi dopo quel pareggio a Legnano facemmo due vittorie, poi subito dopo due sconfitte. E dunque per gran parte del campionato limbo, sempre nelle zone alte di classifica ma non altissime. Poi invece la squadra ha preso veramente una fiducia pazzesca, perché nelle ultime quattro di campionato credo di averle hanno vinte tutte, e poi le quattro dei playoff tutte vinte. Comunque si era formato onestamente un gruppo, oltre che sul campo, fuori anche veramente importante, a dimostrazione del fatto che l'anno della C1 nelle prime 11 partite ci furono 10 vittorie. In poche parole, quella squadra su 18 partite ne vinse 17, tra la fine della C2 e l'inizio della C1. Quello a dimostrazione di, secondo me, al di là dei valori un po' dei calciatori, ma secondo me si era formato qualcosa di più di una semplice squadra. E questo di solito poi porta a questi successi. Beh, assolutamente sì, perché 20 vittorie, 12 pareggi, 6 sconfitte tra campionato e playoff. Diciamo, peccato solo per quel doppio confronto col Mantova, però diciamo che non vi ha consentito di evitare i playoff, però poi vi siete rifatti l'anno successivo. Eh sì, l'anno successivo il Mantova favoritissimo. E invece succede quello che sapete benissimo, con quattro giornate d'anticipo, questa promozione fatta sul salotto di... è qualcosa di particolare, e che io comunque non ho, diciamo, credo anche tutti gli altri, dai calciatori, la società, ai tifosi, non è stata così bella come poteva esserlo in campo. Perché onestamente vi ricordo ancora che mia moglie eravamo sul divano a sentire i risultati, speravamo nel risultato del Pavia o del Mantova, non è successo e abbiamo vinto da casa, e aperto una bottiglia neanche fredda, e così è stato il massimo. È una cosa anomala che forse non è successa mai a nessuno, diciamo così. Ma quell'anno mi sa che fu il primo anno in cui la Serie C venne divisa da est a ovest. Secondo me il secondo, perché secondo me con la Cremonese un anno abbiamo fatto la parte, diciamo, di sud Sicilia, e una parte, l'anno che abbiamo vinto c'era
Puglia, perché ricordo la sconfitta di Andria, dove una bottiglietta ha deviato la palla e abbiamo perso 1-0. Ecco, ma quel tiro lì, quella bottiglietta, perché non si è capito bene, era acqua o era Borghetti? Borghetti. 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 Non lo so, ti giuro, però è rimasta... Nella storia. Nella storia, sì. No, infatti. Ma Bissi, tra l'altro tu c'eri in Sicilia anche. No, magari, no. Ah, in Sicilia no? Un ragazzino per farlo, no. Io quell'anno ho visto, mi ricorderò sempre, vittoria 1-0 a Pisa, gol del Priscia su rigore. E salvataggio sulla linea di Bertoni gli ultimi minuti, su una punizione incredibile. Quello è il destino. Che era venuto indietro lui, bravissimo. Io me lo ricordo, momento, il capitano, ecco, vedi, che viene volta indietro. Noi allenatori ci prendiamo dei meriti e noi non l'avevamo mai provata. Cosa significa l'esperienza dei calciatori? A un certo punto quella partita fu decisa proprio da questo movimento di Bertoni non provato, ma che lui probabilmente si sentiva in quel momento. Era la prima dopo la sosta, tra l'altro, se non ricordo male, mister. È vero, sì. Quindi era di coccodrillo, un antisegnano del coccodrillo, quello che fanno adesso. Sì, però Mauro era sul palo praticamente. Sì, è vero. Sì. Ma e poi ci si mette anche il destino quando fai le cose nel modo giusto. I ragazzi oramai facevano le cose veramente tutti insieme. Al di là del modo giusto, io dico sempre, meglio fare una cosa sbagliata tutti insieme che cose giuste fatte però con teste diverse. Il calcio è una cosa veramente di unione di tutto e di tutti gli sforzi, e lì è una dimostrazione lampante. Beh, ragazzi, qual era una squadra ovviamente forte, resa forte anche dai dettami del mister, si è creato un gruppo fantastico, erano però anche gli anni in cui, poi lo chiederemo anche a Priscia quando arriva, andavi allo stadio e sapevi che qualcosa ti inventava Priscia e valeva il prezzo del biglietto, insomma, poi prendeva palla e certamente anche lì, prima dicevamo, non è mai successo nella storia della Cremo di avere due promozioni consecutive, Priscia è stato anche l'unico a aver segnato 28 gol in una singola stagione, perché ha fatto 20, 23 più 5 48 gol in due anni, ecco, 48 gol in due anni, insomma, sono numeri da capogiro, però il divertimento di andare allo Zini era anche per quello, naturalmente, perché si inventava, cioè si portava dietro tutti gli avversari e poi trovava delle giocate fantastiche. Beh, sì, beh, lui è un ragazzo intanto molto intelligente, perché capiva le caratteristiche dei propri compagni, per esempio fece molti gol su cross tagliati di Tabiani giocando d'anticipo, molti gol su cross di Marchesetti andando in un'altra posizione, molti gol su palle di Pietro Strada perché aveva altre caratteristiche. Questa è l'intelligenza dei calciatori e di far giocare, diciamo, nei modi giusti, diciamo, i compagni. Ecco, questa secondo me è una parte fondamentale. Però io una cosa, secondo me la partita in cui, per quanto riguarda la C1, ci si è resi conto di essere veramente forti, che il campionato era già iniziato, però secondo me quella più indicativa è quella contro la Pro Patria in casa, che piove che Dio la manda, sotto di 2-0, di cui il primo gol preso da calcio d'angolo con Tabiani, che fa per rilanciarla la svirgola, si fa autorete, e poi su un campo così rimontare due gol, secondo me quello... Come fai a ricordarti che non mi ricordo? Mi devo cominciare a preoccupare. Mentre io invece mi ricordo il ritorno. Io me la ricordo. Io me la ricordo. Bravo, ecco, quella è difficile. Proprio parlavo proprio. Me la ricordo perché ero con mio padre, siccome appunto pioveva, mi fa: qui il primo che segna vince. Cioè, cazzo, quattro gol ci sono stati, me la ricordo perché c'erano tifosi della Pro Patria nudi sotto un temporale. No, ma comunque ho qua appunto Autoretti, Tabiani, poi pareggio di gol di Prisciandaro e pareggio di Taddea alla fine. Però, beh, se non se la ricordo. No, proprio quella Pro Patria c'è, cioè, quella del ritorno, dove è poi stata la partita, diciamo, che ci ha fatto vincere il campionato, 1-0, gol di Prisciandaro su angolo di Strada,
e quella disgrazia che stava per succedere, ma non era esatto. successa, quella del Papa, e che poi non giocò nessuno. E dunque è stata, ecco, quella è stata l'anomalia, diciamo. Sì, furono i 3 minuti di raccoglimento, se non ricordo male, ero live. No, beh, no, poi dopo, diciamo, questo era l'anticipo del venerdì, credo, poi sì. il sabato e la domenica non ci sono state partite di nessuna categoria e poi sono state recuperate, però diciamo che noi a quel punto avevamo già vinto il campionato. Riccia, se non sbaglio, aveva il braccio ingessato, fasciato, qualcosa. Non ricordo qua. Non... Intanto provo a chiamarlo, quindi lo chiamo aveva live. Sempre tutto fasciato, Priscia. No, quella me la ricordo proprio, perché ero là. E poi, vabbè, le bandierine da pirata, ne voglio parlare. Pazzesco. Pazzesco, che periodo. Ma lei che quando subentrò Maselli, che modifiche fece a livello tecnico-tattico? Ma onestamente io non conoscevo la squadra, è stata una cosa un po' particolare. Ricordo la chiamata che mi fece Valentino Angeloni, che in quel momento era responsabile del settore giovanile e allenatore in seconda, che poi rimase anche con me, anche come allenatore in seconda. Io stavo tornando da una partita vista alla Spezia, qui a Genova, a Nervi, e per strada mi ha chiamato, poi c'è stato l'incontro con il plenipotenziario, che in quel momento era l'avvocato Rispoli, il presidente Gualco, sono venuto lunedì e poi, diciamo, con grande entusiasmo ho preso questa avventura, ma non pensando a niente. Io quando vado in una squadra è talmente tanta la felicità per me di allenare che non chiedo mai niente, inizio subito a lavorare per quello che intendo io portare nella squadra. Soprattutto, come sempre fatto, la prima cosa è cercare di capire le persone che compongono quella squadra. Ecco. Da lì comincio a lavorare. In quella squadra, va ricordato, c'era un giocatore che nasceva attaccante, poi lei ha usato a centrocampo e anche in difesa. No, beh, diciamo che il compianto José María Lacanini. Ecco, di José, al di là della disgrazia che è capitata, ma veramente ricordare José in qualsiasi ruolo, ma soprattutto in qualsiasi discorso facevamo e facevamo con la squadra. Questa è la parte migliore di José, al di là del campo. Io veramente non avevo incontrato prima e non ho incontrato dopo persone di quel tipo, perché tutti i calciatori, attaccanti, tutti hanno sempre qualcosa per se stessi. Ecco, la dimostrazione dei ruoli è proprio questa. José non aveva questo. José mi diceva: mister, lo so che ha bisogno di un terzino, ma io sono pronto. Mi viene la pelle d'oca a ripensarci. La grande disponibilità, infatti, questa serata era anche per ricordare uno di quei protagonisti che purtroppo appunto poche settimane fa ci ha lasciato troppo presto per quel male incurabile. Quindi José è stato un grande giocatore, un grande uomo, professionista per la storia della Cremonese, e ci ha fatto molto piacere il suo ricordo diretto, perché appunto ci ha sottolineato ancora una volta, ma già lo si capiva anche dagli spalti, dallo stadio, e poi l'avevamo anche sentito la disponibilità di questo ragazzo. E infatti l'errore più grave che fece la proprietà in quel momento fu cambiare quasi tutti i calciatori in B. Perché quando l'anno prima era stato cambiato solo un calciatore, era andato via Marchesetti e arrivato Strada, basta, cioè invece dopo quasi tutti. La verità è che quando cambi o prendi dei top per la categoria o se no fai dei danni, e quell'anno lì sono stati fatti dei danni, però secondo me l'anno dopo ancora. Se posso spezzare, tra virgolette, un'arancia in favore della società, che comunque ha commesso tanti errori,
in un certo senso non mi sento di biasimarla, perché tante volte il salto dalla C1 alla B è enorme, forse più di quello che poteva esserci dalla C2 alla C1, quindi No, ma la società, scusa, non vole, volevo dire, no, no, beh, la società su questa scelta, secondo me, ha sbagliato, perché io ero lì e dunque so com'era, ma il problema è che non era facile perché non era una società forte come quella di adesso, no, per dire, dove tu cambi e prendi un po' quello che ti interessa, no? Siccome quello invece era un momento, se voi ricordate, dopo la retrocessione. Io che ero ancora fermo, rimasto dopo l'esonero, diciamo in B, sono tornato ed è lì la mia più grande soddisfazione. Sono Aver sincero, salvato non quella squadra. sono i due campionati che abbiamo vinto, è la salvezza del quarto anno, diciamo così, perché quella salvezza voleva dire se non c'era la salvezza, rischio addirittura di non andare avanti, salvezza. L'entrata del Cavaliere Arvedi vuol dire futuro roseo per la Cremonese. Ecco perché quella salvezza forse valeva più dei due campionati vinti. Secondo me, Anche poi, infatti, sì. no, volevo dire, poi altre pecche di quell'anno lì, cioè l'estate che ha portato alla B, secondo me due. Uno, la partenza di Strada, che però probabilmente era inevitabile perché Bresciano, probabilmente tifoso del Brescia, lo chiama il Brescia, che allora era una squadra di alta classifica in B, che fai? Non vai. E quindi probabilmente era inevitabile. E la seconda, l'infortunio di Taddei all'ultima col Pisa. Incredibile, incredibile. E lì non lo so, cosa vi aspettavate, pensavate fosse una roba di 3 mesi e poi No, dopo. perché era incrociato per la seconda volta. Quindi si sapeva Taddei già che. è stato, secondo me, uno dei calciatori più forti che io abbia mai allenato, ma incredibilmente sfortunato. Quello era il terzo crociato che si faceva. Incredibile. Io quindi no, beh, quindi ci si aspettava 5-6 mesi. Beh, però 3 mesi di insomma, sarebbe rientrato a gennaio dell'anno successivo. Al girone di ritorno, sì. E quindi no, infatti uno così come lui, io in 20 e passa anni che seguo la Cremo, io ne elenco due, Paulinho Mister. e Sansovini, che sono sullo stesso livello. Poi Mister, ma questa cosa ha scombussolato un po' i piani, cioè nel senso, quell'estate io ricordo è tornato Marchesetti, è tornato Giobbe. È stato preso Carparelli. vabbè, Quanto. io sono andato via poi dopo 11 partite, dunque il mercato di gennaio che è cambiato, sono arrivati 4-5 giocatori di fatti. No, no, Però no, ma io ripeto, parlavo io parlo quell'estate dell'anno lì. successivo. Quell'estate lì non le è tornato Marchesetti, se non Sì, ricordo che male, Stevo non l'ha non le era riscattato. tornato, Sì. aveva Carparelli Sì, inizialmente, ma il Carparelli, fatto assolutamente. Sì. l'infortunio di Taddei ha modificato molto le gerarchie, intendevo dire. Cioè l'idea che aveva di fare davanti del reparto offensivo. Beh, però comunque se aveva già messo in preventivo che prima dell'anno successivo non sarebbe rientrato, cioè è chiaro che è iniziato il ritiro, che comunque le idee ce le aveva chiare, non è l'infortunio di 2 settimane prima. Comunque la squadra stava lottando e neanche male, eh. Diciamo che eravamo lì. Io ricordo anche la partita che perdemmo con il Mantova in casa, ce la siamo giocata poi per un Eurogol, così abbiamo perso, ma la squadra giocava veramente a buoni livelli. Mancavano un paio di calciatori che nel mercato di gennaio poi alla fine sono arrivati. Dedic Si è Però poi bloccato un insomma attimo. quando È le andato via cose Priscia. si cominciano un po' a sfaldare un po', poi diventa più complicato tutto. Anche perché la squadra avrebbe potuto giocarsela alla fine, se tutte le cose andavano per il meglio, non è andato così. Sì, tra l'altro Fausto nei commenti dice: grande errore non confermare Bertoni. Sono stati fatti parecchi errori e soprattutto in Serie B nessuno te le perdona. Poi lo confermi, va male, grande errore confermarlo No, perché, quando no, le cose vanno male si sbaglia. nel senso col senno di poi è ovvio che se le cose vanno male allora era giusto non fare.
Perché mi ricordo che comunque arrivò in difesa, lui parla in Bertoni, però in difesa arrivò Mensah, Mensah, che nazionale, poi ha fatto anche mondiali, arrivò Terni che ha fatto tanti anni in B. Quindi qualche nome con un pedigree magari superiore a Bertoni, che per carità con tutto l'affetto che gli si può volere, però mi pare che la B non l'avesse mai fatta. Quindi qualche nome con un pedigree un po' più importante è arrivato. certo. Ma poi devo dire che per dare ancora più valore, per avvalorare l'avventura di Mister Roselli alla Cremonese, che in quegli anni comunque hai avuto a disposizione tanti giocatori che hanno vissuto in quegli anni il momento migliore della propria carriera, perché comunque vai a vedere i tanti nomi che ci sono stati nel corso del tempo, che si sono alternati comunque. Anche se più o meno il gruppo è rimasto lo stesso, soprattutto dalla C2 alla C1, e poi nel percorso dalla C1 alla B, cioè difficilmente hanno trovato così tante fortune altrove, praticamente tutti quanti. Priscia, comunque, è vero, aveva fatto benissimo la Martina Franca, sfiorando la B, e quella sarebbe stata, è stata comunque, anche se per poco, la sua prima volta in Serie B. Ma anche nomi come Marchesetti, che era ancora giovanissimo, alla fine. Se non ricordo male, sì, in Serie A l'ha anche toccata, ma l'ha fatta per poche presenze e alla Fatto fine è un po' di B stato. Marchesetti Sì, ha dopo fatto comunque un po' di B. Marchesette. Sì, però beh, i vani di Smanio, Trapella, finché sono rimasti, comunque sono stati degli anni molto belli anche e soprattutto per quello, perché. Giannascoli, tanti Giannasco, giocatori hanno esatto. avuto davvero degli anni magici lì a Cremona, sì, ma proprio perché si era Cool. formata questo bellissimo ambiente, sì. No, volevo solamente dire che ho sentito prima al telefono e mi dicevano che Priscia era dovuto tornare al campo perché lui dovete sapere, per chi non lo sapesse, ecco, è presidente della società del suo paese in Puglia, del Casamassima, ed è dovuto tornare al campo di allenamento perché uno dei suoi ragazzi si era fatto male e quindi mi hanno avvisato che non appena ritorna, poi se anche non saremo più in diretta, che cercheremo di prolungarla per fare in modo che almeno comunque riesca a passare per un saluto, anche perché. Abbiamo parlato con lui, aveva promesso che insomma sarebbe stato dei nostri, poi è chiaro che davanti a certi inconvenienti lui è super attaccato a questa tipologia di aspetti e quindi è corso al campo per quello, dato che citando anche il suo ultimo, ha fatto anche un libro con un giornalista qualche anno fa, è venuto anche a Cremona a presentarlo, che è il Bomber dei Poveri, lui con i proventi della vendita di quel libro in cui racconta la sua carriera, era riuscito appunto a far costruire delle strutture adeguate calcistiche proprio lì nel suo paese di Casamassima, perché lui è molto legato alle sue origini in provincia di Bari. Detto questo, mister, nel corso del tempo, anche dall'avvento di Arvedi in poi, c'è mai stata anche la possibilità di tornare eventualmente? C'è stata Ma qualche certe chiamata, volte. un mezzo contatto qualche volta, perché poi la Cremo adesso sta vivendo degli ottimi anni e fa la spola, insomma, ha fatto tanti anni di B, ha fatto anche un anno di A e quest'anno prova a tornarci, però comunque non è stato tutto rosa e fiori in questi 15 Beh, anni sì, circa. soprattutto in C. Beh, è successa una situazione una volta, ma meglio non tornarci perché è stata tanta un po' la delusione che meglio non ricordare, anche se poi io ho conosciuto il Cavaliere Arvedi, sono stato suo ospite nei suoi uffici, persona straordinaria, l'avevo sentito al telefono e comunque niente, poteva succedere, non è successo e così mi è dispiaciuto, beh, è normale perché chi non vuole lavorare con una società di questo tipo, no? Adesso in Serie B sto parlando di quelli più in alto, ma anche in Serie C, cioè aveva un futuro, il futuro delle società, onestamente, può arrivare in ritardo, ma si capisce anche prima, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Le società che avranno un futuro si sanno già prima, cioè veramente, anche perché è la società che conta, tutto il resto, diciamo, viene dopo.
E dunque, anzi, speriamo tutti che questa Serie A appena conquistata possa tornare presto, perché credo che questa società meriti la categoria maggiore, sinceramente. Ci è voluto un pochino, perché le cose funzionassero come ci si era preventivati, perché poi già il primissimo anno è mancato proprio per un centimetro, nel vero senso della parola, il passaggio in Serie B al primo tentativo. Quindi no, leggo nelle sue parole anche un po' appunto di rammarico, perché sarebbe stato un suo Sì, perché desiderio. non posso certo sbandierare il fatto che io avevo avuto un contatto molto importante in quegli anni e questa telefonata mia. Una telefonata mi aveva riaperto il cuore, l'altra telefonata, che però credo l'Oper, cioè il Cavaliere Arredi, voleva riportarmi a Cremona, sinceramente. Poi c'erano altre situazioni che non sono andate per il verso giusto. È normale che per il Cavaliere Arredi, per la Cremonese, non è cambiato molto, per me cambiava moltissimo, e dunque ho un rammarico, ma ho sempre, come si dice, diciamo, la Cremonese rimane, diciamo, la squadra, onestamente, una delle primissime nel mio cuore. Ce ne sono anche altre, sinceramente. Beh, però comunque l'ultimo ricordo sul campo è quello del 2007 che ha citato prima, dove comunque l'avevano alzata al cielo perché, come diceva, è stato meglio del doppio salto precedente, ecco, una Beh, gioia. ma sì, ma per un motivo, perché ripeto, lì dipendeva il futuro della società e la gente, che Lo è la percepiva. parte, come sappiamo, se non ci fosse la gente, anzi, non c'è il calcio. Dunque, la gente capisce, ecco, quando qualche volta ci fischiano, ci dicono delle cose oppure ci applaudono, la gente fa delle cose con il cuore, non le fa pensandoci, no? L'allenatore, il giocatore, il giornalista, fanno le cose magari pensandole. Il tifoso è un tifoso. Il tifoso in quella partita vede, e immagino la sofferenza che l'ho avuta io, che noi dovevamo assolutamente prendere un punto con il Cittadella, se no facevamo i play-out. E l'abbiamo preso in un modo che erano nettamente più forti. Non so, quello è stato veramente un miracolo. E lì la gente ha capito che da un possibile sprofondare, il futuro poteva essere di un altro tipo con l'avvento del Cavaliere, e che c'era probabilmente solo con la salvezza. E la gente capisce prima le cose, dunque, ecco perché quel ringraziamento particolare mi rimarrà sempre nel cuore, più che Anche le perché vittorie campionate. se non ci fosse stato Carparelli, quella squadra lì sarebbe stata da Serie D. Se con il. Ma pensa che Carparelli, a 3 mesi dalla fine del campionato, battendo un rigore in casa con la Sangiovannese, si strappò. Ah già, Non sì. rientrò più, giocammo senza attaccanti e quella partita con la Sangiovannese la perdemmo 4-0 in casa. Quattro. Dunque, Sì, immagina. Bravissimo. con il pubblico che se ne va prima, me lo ricordo. Immagina il calcio, che bello è il calcio. Poi vinci a Pisa, prima in classifica, a Venezia, secondo in classifica. Il calcio ha qualcosa di magico. Non sai mai Sì. cosa Sì, può succedere. È lo sport più che fermo del poi. mondo per questo. Sì, che mancava un mese esatto, poi la partita Non mi che diceva ricordavo più prima dell'infortunio col di Cittadella. Carpanelli. Non mi Quando ricordo. batté il rigore, si strappò, la palla non arrivò neanche in porta, il portiere la parò, facilissima, incredibile. Il calcio è qualcosa di incredibile. Sì, poi la Cremo con la Sangiovannese non è che ha avuto in quei pochi confronti vita facile, perché poi anche nell'annata sempre in C2, però prima che arrivasse con in panchina Montorfano, la Cremonese perse 4-1 anche lì, tra l'altro. Quindi, Addirittura, una bestia nera, Sangiovannese. in quei No, pochi ma confronti. quell'anno a San Giovannese, se non ricordo male, è stata la bestia nera dei Cremonesi, perché anche il Pizzighettone ci ha perso i playout, se non ricordo male. O l'anno dopo, sa che non mi No, ricordo. no perché, no, no, ah, non lo so, questo non lo so perché, non so se il Pizzighettone è andato, ma è probabile, che noi non, ho capito, sì, no, 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 non ricordavo, è possibile però, eh. Beh, invece è tuttora una bestia nera della Cremonese, ma voi siete stati gli unici a batterlo, il Südtirol, perché oggi, cioè quest'anno Incredibile. sono anche i 20 anni da quella prima delle due promozioni,
avete vinto a Bolzano 2-1 la finale di andata dei playoff Incredibile, vero? a giugno, ed è stata in 20 anni, cioè da quel momento ad oggi, l'unica vittoria della Cremonese su quel campo, nonostante ci abbia giocato poi tantissime altre volte. Quindi cioè, anche, ci abbiamo appena giocato. Ho visto anche l'ultima dove la prima parte sembrava una Cremonese che facesse quasi un sol boccone. Poi, Esatto. incredibile, 3-0. Il calcio, ecco perché meglio lasciarlo perdere e giocare. Il calcio è meglio giocarlo, poi vediamo. No, un campo veramente stregato. Giusto in chiusura, mister, appunto, stavamo parlando del presente, sta comunque guardando la Cremonese in questi mesi con Stroppa in panchina. Che cosa ne pensa? Se crede che ci siano grosse opportunità nel finale di stagione di tornare, mancano 8 partite, di raggiungere quel secondo posto tanto ambito, non solo dalla Cremo. Ah, Cosa sì. ne pensa? Beh, insomma, Cremo, Venezia, lo stesso Como hanno delle possibilità, al di là di chi tifiamo noi, che è abbastanza scontato, però secondo me la Cremo onestamente ha qualcosa in più. Poi succedono partite come su Tirol, dunque tutto può succedere. Io penso che in un modo o nell'altro, io spero anche su prima, possa farcela in modo da tornare sinceramente delle squadre anche che ci sono, è quella che meriterebbe di tornare subito in A, perché io no, in questo momento, con questa proprietà, con queste possibilità, con quel centro sportivo, eccetera, penso che la strada della Cremonese sia quella di farla Serie A parecchi anni, è quello che ci auguriamo tutti. Beh, questo sicuramente. Ha Abbiamo anche visto una quindi il squadra. centro sportivo? Sì, beh, veramente noi, io ricordo, ho visto Prisciandaro pochissimo tempo fa e ricordava i nostri allenamenti nell'antistadio, che ora c'è il parcheggio. Parcheggio. E veramente il calcio è qualcosa di veramente di incredibile, anche se onestamente spesso ci allenavamo dentro lo Zini sulle parti, diciamo, più tattiche, eccetera, però solitamente ci allenavamo in questo antistadio che era più piccolo, non era bello, era spesso fangoso, soprattutto d'inverno. Però ripeto, il calcio è l'unico sport veramente che può regalare quelle cose, queste cose. Un'ultimissima cosa, domanda che avremmo fatto a Priscia, sugli attaccanti, perché lei ha avuto appunto questo attaccante come Priscia davanti che segnava in tutti i modi, un giocatore che appunto, lo dicevamo prima, si portava dietro anche gli avversari, a quanto insomma fosse pericoloso. Oggi ci sono attaccanti diversi, la stessa nazionale fatica da più o meno da quegli anni lì, dal 2006-2007, ad avere anche un attaccante degno di nota davanti che possa cambiare. Però adesso non andando troppo in alto con la nazionale, però No, andiamoci pure. è No, cambiato proprio il. non ci sono attaccanti diversi, ci sono attaccanti meno bravi. È l'unica cosa che si può dire, perché Mancini non giocava titolare, Baggio sì, ma non sempre. Che ne so, cioè, i giocatori fortissimi che aveva la nazionale erano, se ricordiamo, in quel periodo Vialli, Mancini, Erano tutti Vieri, concentrati nello stesso periodo per erano questo. 10 attaccanti che, diciamo, quello che faceva meno adesso non giocherebbe titolare, ma 2 volte titolare. Dunque, io non credo ai cambiamenti, credo alle qualità dei ragazzi, che in quel periodo in Italia c'era il 70%, l'80% che erano italiani, giocavano nel campionato italiano, adesso il 70% sono stranieri. Dunque, cioè, penso che le cose siano abbastanza chiare, qui non ci si può sbagliare. È molto semplice. Prima c'erano degli attaccanti forti. Prisciandaro giocava in C2. Adesso Prisciandaro giocherebbe in B alta. Cioè, questa è la verità. Speriamo che presto torni a cambiare questo sistema, perché non mi sembra che ci porti molto lontano. Ma non devo essere io, che magari faccio parte di questo mondo e ho visto dal 75 ad adesso il calcio, anche chi l'ha visto di meno non può rivedere 3 partite di 15 o 20 anni fa e dire: ma quella nazionale con quella di adesso era un'altra cosa. Ma Mister, è lo strada che ha avuto lei? Dove giocherebbe adesso? lo Strada Perché
strada Era un genio anche allora, però. è arrivato comunque in nazionale, quindi più di così. No. Però sarebbe bello sentire un suo parere sul paragone, perché No, però, comunque era già un giocatore di no, altissimo livello ai tempi. diciamo la verità. Leggevo proprio ieri di Amal, il ragazzo del Barcellona, che nel Sì, 2007 era punta Yamal, Lamine esterna, Yamal, sì. che lui, bravissimo, che lui gioca sempre, continua a giocare sempre con gli amici nella piazza. Ecco, tutti noi abbiamo iniziato nella piazza tirando contro un muro in un campo 2 contro 2 a tutto campo. Così almeno correvamo, non c'era problema. E ora nelle scuole calcio toccano la palla 7 volte in un allenamento, cioè invece che 7.000, 7. Io penso che la tecnica in gioco sia un pochino diversa. Infatti è cambiato il sistema, c'è molta più fisicità, però la verità è che ci vuole fisicità, ma anche qualità. E che adesso c'è veramente soltanto ad altissimi livelli, come vedete anche voi, dai. Io qui mi collego alla domanda che volevo farle. Poi dovremmo lasciarlo, mister. So che Sì, vogliamo andare no. avanti all'infinito. E quando ci ricapita, dai. Lo so, questo è Lui vero. ha detto che ha visto la Cremo col Südtirol. Se un suo portiere prendesse gol come quello che ha preso Jundal per questa, non so se Costruzione la... gioco dal basso. Ecco. No, Ma non mi so. Perché io leggevo un articolo tempo fa, un articolo di un giornale inglese, diceva che oramai non è più neanche considerato errore, è considerato fisiologico, della serie pazienza, è successo. C'è questa ossessività per... la mia squadra, il mio portiere non prenderà mai gol così. Perché a far inviare, mister? No, non è, ecco, vedi, c'è una differenza enorme tra fare rinviare e fare questo, quello che è stato fatto. Cioè, ci mancherebbe la costruzione per attirare e tagliare fuori. Tutti noi che abbiamo fatto calcio di un certo livello lo sappiamo. Cioè, il calciatore non si deve far eliminare, deve eliminare. Ci siamo nati noi, a 10 anni facevamo questo e va benissimo. Però ci sono dei tempi e dei limiti che non si può fare. Cioè, oramai molte squadre fanno questo per ingannare. Il calcio è inganno. I grandi calciatori, perché sono grandi calciatori? Perché non fanno mai la cosa che l'avversario si aspetta. E qui la stessa identica cosa. Devi fare la cosa per ingannare l'avversario. Se invece tu fai quella che ti inganni da solo, cioè il rischio con l'avversario attaccato è una palla non giocabile. Dunque, poi dopo, come dite voi, se diventa invece un errore normale, ma io dico, per fare un gol ci vuole veramente qualità, fortuna, mille cose. Ma è possibile regalare dei gol? E non parlo della Cremonese 1 perché li vediamo in nazionale, l'avete visti anche voi, non solo la Signorino, nostra. sì, Bravissimo. discorsi. Adesso io dico, per me non si può, tolto eccezione. L'eccezione vuol dire uno ogni non so quanto, ma qui succedono due, tre, quattro, cinque a settimana. Cioè vuol dire che ancora non abbiamo capito bene dove si può arrivare a costruire dal basso e dove fare altre cose, che non vuol dire rinviare. Ci sono altri almeno 10 modi per uscire in un modo. Meno quello che rischi troppo di prendere gol. Adesso sembra che se non costruisce col portiere non riesce a segnare. Prisciandaro ha fatto 28 gol con i rivii di Giorgio Bianchi che parliamo. No, però scusate, io no, però io siccome voi fate questo mestiere, io no, io farei una statistica di quanti gol vengono fatti iniziando così. Volete sapere quanti? Pochissimi. Volete farla voi però, perché No, ma io mi si arrabbio un po'. Avevo anche No, no, no. visto, avevo anche letto qualcosa e, boh, non lo so, c'è chi dice che sul lungo il gioco vale la candela. No, ma per carità, ma poi sono No, ma d'accordo anch'io. basta leggere, c'è un libro, Tutti gli uomini del calcio, tutti i numeri del calcio, basta, adesso non so chi l'ha scritto, sono inglesi, o un inglese o un svedese, non lo so, basta vedere i gol, come vengono fatti, c'è le statistiche, nei maggiori 5 campionati europei, io l'ho letto per fortuna, dunque è tutto, ci sono le statistiche, basta leggerle, cioè, non ci si arriva facile.
Certo, comunque il discorso è molto, molto interessante. Adesso la salutiamo, è in attesa di un'altra esperienza in panchina, giusto? Beh, ci Dopo mancherebbe. quella, giusto, No, nel senso dopo che quella in è una Puglia. malattia, non è una passione. Certo, vabbè, come per il Basta un calcio. campo di calcio e 25 giocatori da allenare. Non importa Esatto, dove e esatto. Quindi come. assolutamente le auguriamo di trovarla più presto in una nuova panchina, Grazie mille. perché insomma è una passione talmente forte che Come minimo vogliamo. i giocatori, i calciatori si divertono, almeno questo, vabbè, che ultimamente ci si diverte un po' poco. Esatto. Quindi questo è un grande insegnamento. Un po' di Allora, sorriso. quindi ricapitolando, siamo stati molto contenti di averla nostra ospite. È stata una bellissima chiacchierata e siamo onorati di questo perché No. volevamo fortemente la sua presenza per ricordare una parte molto importante di storia grigiorossa in questi giorni in cui si festeggia non solo il compleanno, anche dopodomani l'anniversario di Wembley. Mi Quindi avete fatto ringiovanire voi, no? No, beh, tantissimi aneddoti, curiosità. Ci dispiace per Priscia, lo diciamo anche a chi magari si è collegato adesso, che ha avuto un imprevisto sul campo da calcio, perché è presidente di una squadra lì del suo paese e quindi è dovuto correre al campo, però non è finita qua con Priscia, quindi comunque lo risentiremo e vediamo di organizzare qualcos'altro, perché poi ve l'abbiamo promesso, anche lui stesso ci teneva tanto ad esserci, quindi è giusto che poi quando riusciamo a contattarlo personalmente, organizziamo un'altra cosa insieme perché ne vale la pena, così possiamo anche rivolgere alcune delle domande che abbiamo fatto questa sera a Mister Roselli a lui e viceversa, quindi sicuramente un momento molto importante, sarà un momento molto importante anche quello, lo dico ai nostri lettori tifosi di rimanere sintonizzati sui nostri canali perché certamente recupereremo. Mister, ancora una volta, grazie mille per essere stato con noi. Questa Grazie sera, grazie di aver accettato questo invito. Abbiamo fatto un salto indietro di una ventina d'anni, ma sono a voi. È un ricordi che gran bel rimarranno pezzo di indelebili. cuore, direi. Grazie Esatto, quindi sono dei mille, in ricordi bocca al indelebili. lupo a tutti e Senti forza lupo, Cremo, sempre. forza Cremo, ci Sempre, concentriamo poi mister. sul futuro in queste ultime 8 partite del campionato di Serie B per cercare di portare a casa un'altra promozione che sarebbe naturalmente fantastica. Mister, qualcosa ne sa di promozioni, visto che non è mai capitato di averne due consecutive da queste parti. Ancora grazie mille Bene, a tutti grazie a voi anche voi. che ci avete seguito. Ci risentiamo presto, tutti quanti, con una nuova diretta, sempre qui su Cuore Grigio Rosso. Grazie, grazie a tutti, buona Arrivederci a serata. tutti, grazie Arrivederci. mister. Arrivederci a voi.